piedi, delle Sì, caratteristiche. Siete dei commento malpensanti. tecnico, commento tecnico, va, dirigi, va, vadi, che di salvo io. Vado, vado. Bene. Preciso. Bentrovati e buon lunedì, cari amici Gremor bianconeri. Questa settimana gran sorrisi in quantità. Cominciamo, ahimè, con la sezione infermeria, ci tocca. Partiamo da Leo, che ne approfitta per stare a casa con i due pargoletti a vedere i cartoni animati. Ora testi due che tra poco si lanciano dentro la televisione, ma insomma direi anche un poco di meno. E Leo inaugura ufficialmente anche la stagione del Natale con il primo regalo che Vabbè, anche un po' meno, andiamo avanti. Tony. Un poco meno, Leo. Tra l'altro, Allora. bella notiziona che ci avrebbe dato Balzo stasera. Aspettiamo assolutamente Bonnie più lontano possibile sulla panchina. Ed ecco ancora Leo col suo compagno di merenda, ufficialmente, allo stadio con Dybala. Che avranno da dirsi sì due? Gomblotto, Io lo so di sicuramente. che, Tu io lo lo so. sai? Ce lo vuoi dire anche noi? Ho letto un meme che è circolato, che questi Sì, due che dicono anzi, me ne sono guardata bene. quando ti accorgi che Mandzukic ti sta rubando il posto anche Ok, era quello allora? Bene, ok. Ma in realtà non sono in due, ma sono in tre. Guarda, Balza pure lui messo lì che, Ecco, era insomma. proprio su questa foto il meme. Ah Sì. sì? Trio meraviglie direi Ruba il però, posto a tutto da tutti e tre. ammirare. Non vediamo l'ora però che sti qua rientrino, che non è proprio il caso. Per la serie, posizioni inusuali e ragazzi, gentilmente non pensate male, altro infortunato illustre, il nostro Dani, guardate qua, paparazzato da Ioana, dite che sta a fa? E lui sta facendo gli esercizi con, non so, il macchinario, messo in posizione plastica a guardare la TV. Guardate qua, cioè, boh, tutto è lui, Ah, sto quello è Dani ragazzo. Alves. E quello è il Ah, Dani quello è Dani Alves, Alves. guarda Ah, qua. ho Nuovi metodi, nuovi mostri, come direbbero a Scream, noi chiamiamo nuove posizioni, ma è qua. Per la serie, però guardate, guardate che belli, pure i figli, devo dire che un pochino anche loro sono, prendono dal papà, no? Non so, Promettono bene. promettono bene, nuove promesse. Per la serie, gente con problemi importanti, ecco Evra, manifesto della parità. Oserei chiudere così su questa foto, manifesto della parità. Ho fatto pure la rima, andrei ancora oltre. Lo ritroviamo invece, sto qua in altri ambienti, in altra tenuta, all'evento in Tribuna Agnelli che si è tenuto in settimana. Come dice lui, con suo hermano Gonzalo e la bella Cristina. Oddio, diciamo che va bene la zebra, va bene il bianco-nero, però un po' look un po' troppo azzardato. Ma Cristina, che è sei sta roba? bella, però la tenda, Ma non che so, sta dello zoo, la scende. caramella che è addosso? Caramella, vabbè. E infatti il look lo bocciamo vivamente, nonostante la zebra, però dai Cristina, tu puoi permetterti tutto, ma questo è un pochino troppo, decisamente. Andrei proprio oltre. Nino, che dici? Anche tu che è quello che... Andrei oltre, questo. Andrei oltre, va bene. Ci siamo in un paio E di qui... cattivi, poi eravamo a posto, eh. Eccolo, lo Stefano sapevo. fissato ormai, niente, l'abbiamo perso, non lo Ragazzi, io ve lo ritroveremo. dico, Stefano fa veramente concorrenza a Rudiger, come direbbe lui, ci faccio venditore di calzini e cinture. Ormai lo metteremo lì, vediamo un po' cosa ne ricaviamo, almeno paghiamo sia l'espresso che ci Almeno. beviamo pure Dai, qualcosa. 2 ore e 50 li tiro su, spero, dai, almeno quello, in una Meno giornata, male. insomma, dai. Problema risolto, Fabio, stai calmo che te l'abbiamo risolta così. Per la sezione invece, ultimi romantici, ragazzi, ecco qui, dice chi è questo qua? 703 giorni d'amore. A parte che qua ci vedrei anche un retro gossip, perché in teoria 703 30 quelli che sono non dovrebbero esserci ufficiali. Di chi sto parlando? Troppo felice, I love you too, happy anniversary, vabbè, insomma, Miralem Pjanic con Francesca che... Non ci sono campanili, ci sono mezzo letto e una porta, vi va bene uguale la ragazza? Spiega sto gossip, però Lucia, 700 giorni sono troppi. Cioè, Ma in teoria lui 2 anni e doveva essere qualcosa. già sposato, ancora sposato, mi pare, no? Da 730 giorni. Ma noi non ci facciamo i fatti nostri, Non andiamo sfugge oltre, però niente alla Riggi, non no. sfugge niente La alla Riggi. Francesca però forse faceva meglio un attimino, non può stare i giorni qua, Quindi però dici che vabbè. sostanzialmente hanno peccato. Ma chi lo sa, saranno fatti loro, la vita è bella, va vissuta e via dicendo. Andrei Forse oltre non con altri vogliamo parlare dei due sandali.
No, ma perché parlare di Sandro? Non che poi si scatena Stefano. No, niente da dire. Niente da dire, veramente. Calzini non ha da commentare. Niente calzini, quindi si va avanti. Quello era alto, non poteva stare il calzino. Aggiornatevi, ragazzi, velocemente. Dopodiché, altri due che, insomma, romanticismo a gogò, ma anche qualcos'altro, perché, insomma, tanto bene abbiamo detto, non stanno, sono sempre loro, Dani e Ioana, sempre Cicci Pucci, babà, amici amici, questi due sono inseparabili. E la nostra Ioana, comunque, continua a tenersi in forma, so che tutti quanti voi apprezzate le sue doti sempre, comunque, sia quando sta in palestra che quando sta qua nelle riviste, adesso ha lanciato la nuova app, si è iscritta in un altro social, Epifani segui, vai a vedere anche quest'altro. Sto sospirando, hai visto, non delude mai, la Ioana non delude mai. Nonostante l'assenza di Campanili, trovo comunque che sia interessante. Vero? Immaginavo anch'io. Del suo corazon. Sospiri da parte, cuoricini da parte. Niente proprio, vabbè. Abbiamo perso più fan. Altra famiglia che spacca, tutto in bianco e nero sta settimana, la famiglia Bardo. Guardate qua i bambini poveri, povere vittime della... hanno messo in testa. Ma sarà qualche filtro strano che, insomma... Però guardate, sono bellissimi, lei è stupenda, guardate che fisico che c'ha. Il tutto confermato da questa foto. Gambe della Maddi, 10 più, no? Che ci abbiamo da dire? Tanta roba. Cioè, il polpaccio è sicuramente meglio dei gemelli di Chiellini. Ecco, per esempio. Ok. Cagare. Ti prego. Come rovinare una foto in un secondo? Posso chiedere alla regia di buttarlo fuori? Grazie. Sì, va bannato, cazzo. Tua sorella. Adesso arriva. Beh, direi che un'altra bella famigliola è quella Marchisio, clima natalizio, che Roberta vive un po' qua nel locale, un po' a casa, dopo tanta fatica. Ecco qua l'albero di... Adesso inaugureremo anche quest'altra nuova sezione Natale, perché qua tutti hanno l'albero di Natale. Nel frattempo c'è Davidino, il figlio di Marchisio, che fa il barbiere. Non si capisce bene, nell'Instagram story è tutto lì intento, mentre Claudio sonnecchiante a fare la barba, i capelli, insomma, mal che vada c'è un futuro. Il pargolo ce lo ritroviamo però alla festa che c'è stata con i piccoli, io ho la festa di Natale. Guardate qui, nonostante sia il figlio di Marchisio, anche lui chiede autografi come se nulla fosse, tutto contento. Direi emblema meraviglioso di questa festa di oggi, no? Assolutamente. Tutti uguali, i bimbi sono tutti uguali, sono contenti di tutto. L'altra settimana c'è stata praticamente una rivolta di piazza su Twitter, perché abbiamo detto che Marco Piazza era brutto. Ma ragazzi, io sono obiettiva, quella foto... La rivolta di piazza, grande Rizzo. Non me ne ero accorta, Epifani. La regina del Calenburgo, grandissimo. Ma guardate qui che finalmente restituiamo la bellezza a Marco, così almeno Flavia sarà contenta, sarà tranquilla, sarà calma, non solo lei, anche Silvia sicuramente. In questa foto è di nuovo lui col sorriso splendido, splendente. Parlando di fighi, ragazzi, scusate, ma era un po' che non lo nominavo, c'avevo un attimo ansia e anche... ma lo faccio, guarda, lo faccio anche per Beatrice, perché insomma anche lei che ha dato il contributo per la sigla è una fan sfegatata, ma non solo, sono sicura che ce ne saranno tantissime. Però un appunto dobbiamo farlo. Questa settimana abbiamo sentito Sami nell'intervista. Asami, quando ti decidi a imparare l'italiano? Non è possibile, cioè, ragazzi, no, non va, così non va, diciamolo, qualche parola deve impararla, deve dirla e basta. Però lui pure Mario, sì. Elena, pure Alessandro, ce n'è di gente. Ma magari dai, questi sono arrivati, però diciamo che Sami e Mario dovrebbero essere già più avanti, tra l'altro loro non lasciano mai nulla al caso, quindi da loro ci aspettiamo, insomma, che diano esempio. Pure Insigne, pure Immobile, insomma, potrebbero parlare. Pure Insigne, vabbè, ma Insigne è un'altra squadra a parte, a noi non interessa, sei fuori commento, cioè stai sul commento tecnico, Giuseppe, non andare fuori. Ma io vedo
perché vedo pochi infissi, Lucia, vedo pochi infissi. Pochi infissi, ma te ne sei persi due poco fa perché eri preso da altro. Però vedete Sami, anche lui ormai pappa e ciccia con Evra che ha contagiato tutti. Pat, do you love this game? Cioè ormai tutti, questa cosa è diventato ormai tua virus sorella. Nazionale. Tua sorella, direi che tua sua sorella. Grande Pinni. La Pinni ha sempre ragione, sua sorella. Grande Pinni. Però chiudere così, con un altro che insomma si fa ben vedere, ben volere, con la maglia dopo l'esultanza che ci è piaciuta veramente un sacco, un 10 più, se lo merita tutto Alexandro, sia per la partita sia per l'esultanza, che veramente è stata bellissima. Davvero, sì. Davvero. Dandovi appuntamento quindi per la prossima settimana, tra infissi, campanili e quant'altro.